Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Deadpool e alla raccolta a lui dedicata da Panini di card e figurine. Una Panini che ultimamente mi sta facendo penare tantissimo, quindi non vedo l'ora di finire questa collezione e anche quella di Dungeons & Dragons, di cui se volete potete recuperare i video sul canale. E quindi, come dicevo nello scorso episodio in cui abbiamo aperto lo starter pack e due eco blister, questa volta andremo ad aprire un box da 24, sperando appunto che la collezione così sarà veramente completata o quantomeno mancherà qualche briciola, qualche figurina, probabilmente pochissimo, perché ormai conto uno starter pack. 3 eco blister in totale, se non sbaglio, e ben 2 box. Quindi, ragazzi, a questo punto dovremmo veramente aver raggiunto la collezione completa, o quasi, purtroppo. Quindi, non perdiamo altro tempo, ragazzi, e cominciamo con l'unboxing. Cominciamo subito con lo spacchettamento, ragazzi, perché 24 pacchetti sono abbastanza. E intanto facciamo come sempre due chiacchiere. Allora, come va? A che punto siete della collezione voi? Io dovrei essere a buon punto, raga, quindi penso, anzi, sono sicuro che questo sarà l'ultimo box. Molto bella, tra l'altro questa mi manca, è bellissima. Questo credo che sarà l'ultimo box e poi dopodiché credo che aspetterò che Panini renda disponibile il servizio di acquisto delle figurine singole. Non lo so, adesso vedrò, oppure se riuscirò tramite qualche scambio, anche questa mi mancava, stupenda, tramite qualche scambio a finire questa collezione in tempi più brevi di quelli di Panini. Ovviamente vi porterò la collezione completa. Non vedo l'ora di finirla, anche perché io in gioco ho anche quella di Dungeons and Dragons. Non so se avete seguito anche quei video sul canale. Sto portando avanti entrambe le collezioni e molto figa questa. Porca miseria. Quei sgrizzi di sangue e portare avanti entrambe le collezioni non è proprio semplicissimo, anche perché c'è stata tanta tanta confusione anche per Dungeons and Dragons con un numero indefinito di parallel e, madonna, inquietante anche questo e, un numero indefinito di parallel. Panini ha scritto su ogni prodotto messo sul sito. Sullo starter pack ha scritto un numero di parallel disponibili. Sul box poi ne ha scritto un altro, sull'edizione da collezione un altro ancora. Quindi questa cosa ha generato ovviamente un po' di confusione negli acquirenti, insomma, in tutti noi. No, vabbè, l'Amleto. In tutti noi, quando si tratta appunto di portare. Oh, ma tutte doppie ste card? Quando si tratta anche di portare dei contenuti, ragazzi, su queste cose in cui le informazioni sono un po' fumose, cercate di capire che non è sempre semplicissimo, semplicissimo, scusate, perché io comunque mi rifaccio bella questa con i sinistri 6, anche se già ce l'avevo. Io cerco sempre di rifarmi comunque a delle informazioni ufficiali e con Panini è un po' difficile ultimamente. Io non so se è sempre stato così. Vi posso dire la verità, cioè, per un lungo periodo avevo smesso di collezionare figurine. No, vabbè, bellissimo. Di collezionare figurine e card di Panini. Poi ho ricominciato l'anno scorso con l'album di Spider-Man, che tra l'altro, se è ancora disponibile, non ne sono sicuro, vi invito a recuperare, ragazzi, perché è molto figo, molto simile a questo di Deadpool. Esiste il cartonato, sebbene non sappia se. Oh, vabbè, ci fanno apposta. Sebbene non sappia se sia ancora disponibile sul sito, però comunque è un bell'album. A me piace, oh, raga, sempre secondo gli standard Panini. Poi se mi venite a fare riferimenti a. Vabbè, sono più belle le TCG dei One Piece, sono più belle quelle e quell'altre. Ok, stiamo parlando comunque di roba dal costo abbastanza contenuto che con un centinaio d'euro totali, credo, più o meno uno si fa la collezione completa, quindi ecco, bisogna prendere anche
in considerazione questo fattore. E quindi niente, e quindi c'è sempre stata un po' di confusione da parte di Panini ultimamente, anche su D&D. Alla fine si è scoperto l'arcano, grazie sempre a voi iscritti. Io ragazzi, no vabbè, scusate un attimo, ma questa è una figata. Tra l'altro ho fatto il video unboxing di una action doll in scala 1 a 6, che è uno dei contenuti, anche questa è meravigliosa, è uno dei contenuti di punta del canale, forse l'argomento principale del canale, le action figures e tutti i collezionabili di questo tipo. Io porto tutto quello che colleziono e ho portato appunto l'1 a 6 di Wolverine della Ono Studio, che è un piccolo capolavoro, ragazzi, quindi vabbè, allora. In questo box sono stati messi i pacchetti a due con le carte uguali, vabbè. E quindi vi invito a recuperare anche quel video se non l'avete fatto, perché potreste farci un pensierino. È roba un po' costosetta, magari non accessibile proprio a tutti quelli che vogliano, sono disposti a spendere cifre del genere, però si portano a casa veramente un capolavoro. E quindi dicevo, sto portando avanti queste due collezioni di D&D e Deadpool e sinceramente non vedo l'ora di finirle, perché in realtà sto facendo anche quella di One Piece del 25° anniversario, di cui mi manca proprio una manciata di carte. Ho portato anche il Treasure Box di One Piece, che mi è piaciuto così così, diciamo. E insomma, sto portando diverse cose sul canale, ma queste diverse cose vanno completate. E quindi sto cercando di portarle avanti in parallelo. Avete notato che faccio i video un po' alternati. No, vabbè, anche questa meravigliosa. E faccio dei video un po' alternati per soddisfare. Come vedete, veramente, in questo box hanno messo veramente a due pacchetti. È incredibile. Sto andando in ordine, raga, quindi non è che. Cioè, sono sfigato, ok, però, Madonna, così tanto non pensavo. E niente. Quindi, ragazzi, ecco, cercherò di completarle il prima possibile. E quindi, a breve, mi auguro, anche qui di nuovo, mi auguro che avete una sfilza di video denominati collezione completa. Spero, almeno, se Panini si sbriga, oppure se riesco, come dicevo all'inizio, a recuperarle in un altro modo, tramite scambio, magari tramite acquisto di figurine singole, carte singole. E così, quindi completerò tutte queste collezioni e non vedo l'ora, sinceramente. E poi vorrei portare sul canale anche le Disney Anthology. Anzi, non è vorrei, le porterò senza dubbio sul canale. No, vabbè. Bellissima questa. Questa la dedico al mio amico Stefano del canale Il Nest del Seba. Questa è roba per lui. Canale di retro gaming, retro console, maggiormente incentrato sul NES. Ah, questa va anche particolare come figurina. Oh, bellissima. Questo è un pacchetto di figurine veramente fighe. Boia, tra l'altro mi sa che non ce n'ho nemmeno una di queste, questa sì e questa ovviamente, pacchetto doppio anche in questo caso. E quindi ragazzi, niente, io vi invito comunque a continuare a seguire il canale, se vi va, iscrivetevi se vi fa piacere, io cerco sempre di portare nuovi contenuti un po' di tutti i generi, almeno di quello che colleziono. E quindi se vi va, iscrivetevi, seguitemi, mettete mi piace al video perché comunque cercherò di portarvi sempre contenuti del genere, anzi se avete delle richieste fatele pure, perché ultimamente mi sono proprio preso una scimmia fortissima per le carte, le figurine, tutta questa roba qui, anche se le ho sempre portate sul canale, però dopo l'album di Spider-Man e di Naruto, ultimo pacchetto, in realtà non sono uscite delle raccolte che mi hanno interessato particolarmente. E quindi calciatori non li faccio, almeno per il momento. E quindi ecco, c'è stato un po' di stop da questa roba e poi è uscito tutto insieme. Anche questa è una figata di questa figurina. A me le illustrazioni, ragà, fanno impazzire. Guardate anche questo.
Molto bene, dai, facciamo il resoconto finale come al solito, ragazzi, e poi ci salutiamo. Ed anche oggi abbiamo dato con Deadpool, questo era l'ultimo unboxing a lui dedicato, ci sarà ovviamente l'ultimo episodio a chiudere questa serie di video sulla raccolta di figurine e card a tema Deadpool. L'ultimo video sarà quello della collezione completa, quindi vi mostrerò l'album sia di card che di figurine completo di tutti i loro elementi. Sto registrando ovviamente subito dopo l'episodio precedente, quindi ancora non ho attaccato tutte le figurine, non ho ben ordinato tutte le card, ma da tutti i doppioni che ho trovato in questo box mi sono reso conto che praticamente la collezione dovrebbe essere quasi al termine, o sono veramente così sfigato da aver ritrovato le stesse figurine. Però al di là degli scherzi, ragazzi, veramente mancherà pochissimo. Se avete la sesta card in edizione limitata, doppiona ovviamente, vi invito, ragazzi, a farmi sapere, non so perché per quando uscirà questo video sarà già uscito l'episodio precedente in cui vi dicevo la stessa cosa, quindi è probabile che magari qualcuno di voi mi abbia già contattato, ma se così non fosse, ragazzi, fatemi sapere, perché prima riesco a chiudere questa collezione andando a recuperare proprio la carta in edizione limitata, che di solito è quella più complicata da trovare, prima posso portarvi appunto il video della collezione completa. Detto questo, come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, fatemi sapere se vi piacerebbe che portassi altri contenuti del genere e altre collezioni, se sì anche quali, ragazzi. Io rimango sempre qui a disposizione, ci sentiamo qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi, a presto!